Attualmente maglia rosa che doveva essere Timari, dovrebbe essere già scontata. Ma intanto ricordiamo, mentre siamo a 3 chilometri dalla conclusione, che Ciosas in classifica generale ha un ritardo di 1.13. Giuliani è stato ripreso dal gruppo. Ecco Bugno all'attacco. Bugno, scatto di Bugno. Bugno esce prepotentemente dal gruppo, ha lavorato a fondo la squadra nell'esatto istante in cui la strada incominciava a salire. Logicamente il compito dei gregari termina e Bugno va all'attacco. Bravissimo Bugno. Bugno all'attacco. Hanno perso contatto tutti i diretti avversari e Gianni Bugno, il vincitore della Milano-Sanremo del Giro del Trentino, il primo in classifica generale, va ancora all'attacco. Bravissimo. Penso che fa quello che doveva fare, perché tanto gli altri devono faticare come lui e tra 2 chilometri la corsa è finita. Perlomeno mantiene la maglia rosa, che gli dà tanto morale. Vedo che ha coraggio di attaccare maglia rosa, vuol dire che ha coraggio e sta trovando la sicurezza finalmente. E anche Bugno ha usato oggi una specialissima bicicletta, una bicicletta che aveva già provato nell'ultima tappa del Giro del Trentino, una bicicletta specialissima preparatagli da Moser. C'è Santini che vuole la linea. Sono alle spalle di Bugno, quindi tutto come avevamo previsto dal copione classico. Dopo che i gregari si sono fatti da parte, Bugno ha preso l'iniziativa cogliendo di sorpresa soprattutto Zimmermann. Ora Bugno ha però ridotto il proprio slancio e ha solo una dozzina di metri di vantaggio sul plotone, che è stato trainato per un lungo tratto dal vecchio Marino Lecarreta e che ora ha in testa Chiappucci. Chiappucci, ancora Marino Lecarreta che si sta facendo largo, Sierra, il venezuelano Sierra che era atteso all'attacco oggi. C'è qualche intemperanza forse da parte del pubblico che sta ostacolando Bugno. Sta riconquistando qualche metro Bugno, era in un momento di difficoltà, ora si è rialzato sui pedali, ha ripreso Lena. Vediamo le spalle cosa succede. C'è ancora Sierra che fa l'andatura accanto a Chiappucci, non cambia il motivo. Bugno ha scorto dietro a una curva quando sta transitando a 3 chilometri dal traguardo alcuni dei fuggitivi. Questo chiaramente gli ha dato morale. Splendida azione di squadra prima e poi del capitano. Alle spalle vediamo Chioccioli, Chioccioli che si fa largo dalle retrovie al fianco di Chiappucci. C'è uno spettacolo di pubblico che credo non sfuggirà alle telecamere in quest'ultimo tratto di salita. Il fondo assomiglia molto al pavé. Vediamo dietro a noi che ha ceduto lo slancio di Chioccioli. Bugno anche sembra in un momento di difficoltà su questo pavè. Riprende Lena ora che c'è un tratto di asfalto, sta cambiando e ancora sui pedali. 10 metri il vantaggio sul plotone dei suoi immediati inseguitori. Riprende slancio Bugno, riprende slancio, sta riguadagnando terreno mentre dietro non c'è una grande intesa, ormai si va avanti per esaurimento. Giovannetti, vedo Giovannetti farsi largo alle spalle degli uomini che formano il piccolo fronte di questo plotone che è ancora guidato da Chiappucci. Bugno si è voltato in questo istante per controllare il vantaggio che sta aumentando, 20-25 metri. L'azione di Bugno è stata un capolavoro, dicevamo, di tempismo ma anche di potenza, in quanto va ricordato che se è vero che i suoi uomini hanno tirato, hanno fatto l'andatura, dicevo anche prima, non si è mai allontanato dalle prime posizioni del gruppo. Bugno quindi è completamente mutato, è stato criticato in passato per la sua tendenza a rimanere in fondo al gruppo. Ha guadagnato ancora una decina di metri Bugno. Bugno ora ha 30-35 metri di vantaggio, il vecchio Marino Lecarreta ora in testa al gruppo, si sta guardando con Chiappucci e Mottè che si alza sui pedali per verificare il vantaggio di Bugno che sta per raggiungere Vallerini e un altro fuggitivo. Bugno se ne sta andando con sempre maggiore decisione. Bugno sta conquistando metro dopo metro un vantaggio che potrebbe diventare incolmabile sul gruppo degli inseguitori. È tornato Fignone ora anche in prima fila. Fignone, Marino Lecarreta, ora Mottè che sta tentando di dare un incentivo a questo inseguimento che però mi sembra ormai piuttosto spento.
rispetto all'azione di Bugno che continua a guadagnare terreno. Andiamocene via anche noi, Bozicevic, in quanto qui stanno continuando a scattare, ma Bugno non si è fatto intimorire. Dicevo, l'azione di Bugno in netto crescendo, è uscito ora dal gruppo degli inseguitori uno svizzero, è esattamente Steiger, Daniel Steiger, ha guadagnato una decina di metri e si propone come l'inseguitore più immediato di Bugno. Fra poco darò la linea al traguardo, prima adesso riconquistiamo qualche posizione. Bugno ha superato Kolacek, noi stiamo lasciando a nostra volta, ha superato Ballerini, andiamo avanti, ha superato, vale a dire, alcuni, quasi tutti gli inseguitori dei due uomini di testa. Ora superiamo anche noi questo tratto e Bugno ancora sui pedali, eccolo davanti alla nostra motocicletta. Attenzione Adriano, Bugno è a 2 chilometri dal traguardo. Vede, attenzione perché Ciosas è virtualmente maglia rosa, quindi per favore a questo punto attenzione, è importantissima la ripresa di Bugno. Bugno sta cercando di recuperare perché Bugno ha intuito, è stato avvertito, come vi avevamo già detto in precedenza, che stava per perdere la maglia rosa da parte di Ciosas. Ciosas che in classifica generale ha un ritardo di 1.13 e qui ci sono parecchi abbuoni, perché oltre alla buono di tappa c'è anche l'abbuono del Gran Premio della Montagna. Quindi l'azione di Bugno è stata provocata proprio dalla paura che Ciosas possa conquistare la maglia rosa. Ma no, non credo, io credo che Bugno abbia fatto una tirata di questa inizio di salita e abbia visto che il gruppo dietro si è allungato, perché subito è andato via che non era convintissimo forse, poi ha cominciato a tirare veramente forte con un rapporto molto duro, ecco che sta grandioso, sta raggiungendo da Silva gli altri e non sembra neanche che faccia una grande fatica, perché è il suo stile questo. Comunque eccezionale questa ripresa di Bugno che prende da Silva e lo sta quasi superando. Diciamo che a livello atletico abbiamo assistito ad una delle più belle azioni, senza mai alzarsi sui pedali, con uno stile impeccabile. Bugno è uscito dal gruppo, ha staccato i diretti avversari, è andato a riprendere, un'azione incredibile. Senti, anche se non vince, ha staccato tanto i più pericolosi, la corsa non l'ha fatta solo per la maglia rosa, anche per gli altri. Quindi due gli obiettivi, mantenere la maglia rosa, e la maglia rosa rimane sulle spalle di Bugno che ha recuperato, ha dimezzato il ritardo, quindi Gianni Bugno è ancora leader della classifica generale. Se occorreva ancora una dimostrazione della classe, del tempismo di questo ragazzo, ebbene la dimostrazione l'abbiamo avuta proprio oggi, notate il suo stile. È bello, è il mio corridore. E intanto il vantaggio di Ciosas è di soli 42 secondi, mentre vorremmo Adorni accanto a noi, è importantissimo controllare non tanto il vantaggio di Ciosas, atleta che può impensierire Ciosas oggi per la conquista della maglia rosa, ma non è certamente pericoloso per la classifica generale, ma soprattutto è importantissimo vedere quanto oggi Bugno riesce ad infliggere ai suoi più diretti avversari. Un'arriva in salita, ecco che Bugno è rimasto con Acacio da Silva, la situazione, Ciosas al comando, perfetta la regia, perfetto il lavoro degli operatori in moto, perfetto anche il lavoro dell'operatore sull'elicottero, che vi hanno mostrato in maniera splendida sia da un punto di vista così di ripresa che da un punto di vista giornalistico le fasi finali veramente emozionanti di questa terza tappa. Bugno e Acacio da Silva, Bugno procede sempre sui pedali senza bisogno di scatti, mentre in difficoltà è Acacio da Silva, che almeno sulla carta viene accreditato di doti di scalatore superiore a quelle di Bugno, ma il Bugno di quest'anno non finisce di stupire. No, Acacio da Silva va forte in salita, ma è più furbo di Bugno. Se ti rimane la nota devi stare attento, Gianni, perché tu è furbo, quindi genuino. Sto dicendo che stilisticamente, no, stilisticamente lui è nato così, lui non si scompone. Perfetto, allora ecco Ciosas, lo spagnolo Ciosas, che torna alla grande, alla ribalta dopo un anno
praticamente nell'anonimato, sembrava addirittura che Chozas stesse per abbandonare. Eccolo qua sul traguardo e vince alla grande, manda un bacio al pubblico, alza le braccia nel gesto del trionfatore e il pubblico scandisce a gran voce il nome di Pugno. Allora 1-13 il vantaggio di Pugno. Pugno ha staccato anche da Silva ed ecco che Pugno conquista il secondo posto. Signori, abbiamo assistito oggi, 25 secondi di ritardo, abbiamo assistito oggi veramente ad una grande impresa. Terzo è il portoghese Acacio da Silva, allora primo Chozas, secondo, quarto è Ugrumov, poi è Lecarreta, grande anche Lecarreta, e poi ecco Yerman, poi ecco Le Marchand ed ecco Chiappucci con Chioccioli, ecco Fignon, arriva Lecchi, arriva Jaskula, è la volta di Motte, staccato. 35 secondi su Fignon, Bugno ha guadagnato. E con un maggior ritardo è arrivato Motte. 5 ore e 28 secondi alla media di 37. Ecco che arriva Ballerini con Giuliani, certo che in quest'ultimo tratto ne sono capita, ecco Carcano con la maglia azzurra, veramente ecco c'è Carcano, c'è Massi, veramente un finale incredibile, anche ecco Marco Vitali, Visentini, poi Saronni, poi è arrivato Teunisse, poi è Bombini e il giapponese Ichikawa, il primo giapponese che partecipa al Giro d'Italia. Ecco Simon, avete visto, ecco qua Simon, il più giovane tra i tre fratelli. Poi vediamo che arriva un altro spagnolo, anche il Caramiglio. Allora, grandiosa impresa di Bugno, eccolo qua con la maglia rosa. Vediamo, ecco Piaseschi, Zimmermann con Tommasini, clamoroso ritardo di Zimmermann, dello svizzero Zimmermann, che veniva considerato da molti come un possibile outsider, mentre ecco Chozas sul podio riceve i fiori destinati al vincitore, stava per realizzare, mentre vedete Duclos Lassalle realizzare il colpaccio successo e maglia rosa, è arrivato Duclos Lassalle. Comunque penso che possa bastargli il successo di tappa con questa grandiosa azione di Gianni Pugno, veramente ecco che arriva Thierry Marie arriva in questo momento, Thierry Marie che baldanzosamente si è lanciato all'attacco nella prima parte di questa tappa, aveva guadagnato un vantaggio di 2 primi e 18 secondi, poi aveva incominciato ad accusare lo sforzo